Questo è mio figlio con la madrina. La madrina di battesimo era una figura del Molise importantissima, era sempre presente nella vita del bambino, dalla nascita alla morte della madrina. Vedete, anche questo è un altro rito di passaggio, davanti alla casa del battezzando, che ancora non si battezzava, c'era la consegna della madre alla madrina, la quale diceva, la madrina diceva, me lo prendo pagano e te lo riporto cristiano. Una cosa bellissima. Lo tenere in braccio durante tutto il rito fino al battesimo. Anche per il battesimo c'era un corteo battesimale. Riusciamo andare avanti? Greta? Si è bloccato. Bello della diretta. Però c'ho la segretaria. Ecco, il corteo battesimale era un corteo così come il corteo matrimoniale aveva delle regole. Soprattutto quando il bimbo era il primo a essere stato battezzato, si diceva dalle parti che si rompeva la fonte, cioè si inaugurava il fonte battesimale. E la famiglia si svenava perché doveva portare ai sacerdoti un cappone, doveva portare 6 fazzoletti bianchi ricamati a mano e un asciugamano con la quale poi si asciugava il sacerdote dopo aver usato il crisma battesimale, che è oleoso, quindi dopo essersi lavato le mani con il limone e l'acqua, si asciugava con un asciugamano possibilmente ricamata e con pizzo, che così vendeva ovviamente, e quindi si svenava la famiglia per regalare queste cose ai sacerdoti. Ovviamente antigamente c'era un rito tridentino tutto in latino con messa cantata. Ecco proprio il rituale del battesimo. Una curiosità: mentre si battezzava il bimbo, i genitori pagavano il sacrestano per dire forza sci con una rupatina che possa diventare come il padrino. Era un augurio, però mica si potevano augurare da solo questa cosa, e pagavano il sacrestano perché la madrina e il padrino si sceglievano non perché magari erano amici, o che si sceglieva l'avvocato, si sceglieva il medico, si sceglieva il professore, la maestra e così via. Quindi era un buon augurio per il battezzando, e pagavano il sacrestano per questa formula. Ce la farò? Ecco qua. Praticamente che cosa è successo per quanto riguarda il museo? Tutte queste tradizioni, tutti questi rituali sono stati musealizzati, e l'11 dicembre del 2016 viene inaugurato il MUSE, ovvero Museo dei Costumi del Molise. Parliamo brevemente di che cosa contiene questa collezione. Contiene la collezione Scassera. Antonio Scassera sono io, forse l'unico caso in Italia in cui il direttore è anche il proprietario della collezione che ospita il museo. Andiamo avanti, indietro in questo caso. Allora, che cosa c'è nel museo? Ci sono 80 costumi completi originali, 80, datati tra la metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, però sui manichini ce ne sono 40, mentre 40 vengono, siccome versano in condizioni eccellenti, vengono utilizzati per eventi come quello di questa sera. 1200 pezzi di oreficeria popolare, sempre datata tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento. Tenete conto che il Museo Nazionale delle Tradizioni Archi Popolari, che si trova a Roma, che qualcuno sicuramente di voi avrà visitato, contiene una collezione di 3400 pezzi che provengono da tutte le regioni d'Italia. Invece il MUSEC, una delle più piccole regioni d'Italia, presenta 1200 pezzi. Quindi già non è che mi voglio vantare, però quantitativamente è abbastanza importante. Poi abbiamo 500 capi di abbigliamenti sciolti, nel senso corpetti, grembiuli, copricapi, eccetera eccetera, che sono importanti soprattutto per la qualità e lo stato di conservazione. Sono pezzi tutti ricamati a mano, spesso con fili d'oro, d'argento, passamaniglie di seta e così via. Poi abbiamo anche una raccolta di 300 foto d'epoca, sempre della metà dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, che sono importanti perché fanno capire al visitatore il modo in cui venivano indossati sia i costumi che i gioielli proprio all'epoca in cui andavano in voga. L'allestimento museale ritorna all'argomento della vestizione della sposa. Il fil rouge del museo è proprio la vestizione della sposa. Non a caso la sala centrale, abbiamo messo in questa sala in maniera molto romantica la vestizione della sposa in intimo, con la madre e la madrina di battesimo che l'aiutano a vestire. Poi abbiamo la prima sezione, che sono le camicie, perché una donna in costume, come ben sapete, perché voi siete tutti
ha detto questa cosa, quando si veste il primo elemento che viene fatto mettere dopo l'intimo è proprio la camicia, ed ecco qui la sezione delle camicie. Guardate, ce ne sono tante, ogni camicia è diversa da un'altra. Di base sono tutte di cotone, però cambiano come modello, come taglio e soprattutto come rifiniture, proprio per il discorso iniziale che facevo del bisogno di acquisire una precisa fisionomia attraverso il modo di abbigliarsi. Poi ci sono delle camicie come quelle sarde, che sono delle vere e proprie opere d'arte, anche a livello economico valgono tanto, proprio perché hanno dei merletti, ma soprattutto dei ricami preziosissimi. Voglio arrivare a questa camicia, eccola qua, qualcosa che vi appartiene, il punto varo, detto inquadrato dalle parti nostre. Ci sono due paesi su 53 che portano camicie come quelle sarde. Questo è il primo caso di Frosolone in cui il punto varo è realizzato all'attaccatura della spalla, e poi c'è un altro paese in cui il punto varo è realizzato ai polsi. E questo è un elemento in comune con la Sardegna. Poi, subito dopo la camicia, si facevano indossare i colpetti. Ed ecco la seconda sezione del museo dedicata proprio ai colpetti. C'era una piccola campionatura. I colpetti, proprio perché erano stretti, avvolgevano il petto, questa parte del corpo, difatti si chiamavano anche il busto, le contadine potevano permettersi materiali molto più pregiati. Difatti sui colpetti abbiamo il velluto, il broccato, la seta, raramente il panno. Vedete, poi ci sono dei colpetti particolarissimi che vengono ricamati con fili d'oro e vengono impreziositi da questi ganci che si chiamano ciabatte. Ecco, questo è uno degli esempi più belli di colpetto che abbiamo nel Molise. Abbiamo del broccato e rifiniture in oro, come ci può dire Ignazio, in uso anche in Sardegna. Vedete, ci sono dei colpetti molto molto particolari, questo è uno dei più antichi in tutta la collezione. Poi ovviamente i colori variavano in base allo stato di civile, i colori che indossavano. Poi abbiamo le maniche erano sempre staccate dal colpetto, quasi sempre, in modo tale da garantire maggiore libertà di movimento alla donna, sia nel lavoro di campi che durante i lavori domestici. Ovviamente poi anche alle maniche verrà fatto un discorso particolare dal punto di vista magico e dal punto di vista della superstizione molisana, ma di questo ne parleremo stasera. Vi invito ad osservare la ricchezza e la particolarità delle rifiniture. Ovviamente anche questi nastri sono presenti, per esempio queste maniche ricordano molto le maniche nostre del costume di Nucis. Queste passamanerie sono le vostre, tra l'altro, sono proprio queste passamanerie di seta, gardoni in argento. Vedete queste maniche sono particolari, sono tagliate ad ascia e sono tipiche della fine del Settecento come modello. Poi seguono le gonne. Le gonne, vedete, ci sono delle gonne che sono staccate dal colpetto, mentre delle altre gonne sono attaccate al colpetto. Ma la gonna fu un capo importante dell'abbigliamento popolare, perché doveva coprire buona parte, mi sto annoiando, altrimenti la gonna, pensate, era l'elemento base del vestiario popolare molisano, ma non solo, perché partiva dalla vita e doveva arrivare a sfiorare i piedi. Sapete perché? Perché della città contadina le caviglie, i polpacci erano visti come erano pieni di una carica erotica, perché adesso ci sta internet, le riviste, la televisione, ma quei tempi il corpo femminile, figuriamoci, si fantasticava sulla donna perché non si vedeva nulla. Nel mio paese, quando un ragazzo si invadiva di una ragazza, però non era corrisposto sentimentalmente, sapete che faceva? Si faceva trovare un giorno di piena al lavatoio pubblico oppure sul sagrato della chiesa all'uscita della messa principale. E quando passava la ragazza oggetto di desiderio, passava che con uno scatto repentino alzasse di poco la gonna per far intravedere i polpacci presenti. Con questo gesto la donna era disonorata, e se non voleva rimanere zitella doveva sposarsi quel disgraziato che le aveva giocato il tiro mangiato. Quindi vedete, i costumi non sono folklore. Io per alcuni versi, permettetemi questa cosa, odio il folklore, perché il folklore nel Molise
ha distrutto i costumi tradizionali, perché quando si cominciarono a realizzare i primi gruppi durante il periodo fascista, ovviamente prendevano quello che avevano in casa, oppure addirittura andavano in prestito, e balla una volta, e balla due, e balla tre, hanno distrutto tutto il materiale etnografico mondiale. Per questo odio i gruppi folkloristici, ma solo per questo, ma solo per questo, perché hanno causato la distruzione di centinaia e centinaia di costumi meravigliosi. Quindi le gonne, e ogni paese ha una sua gonna, vedi, alcune gonne sono attaccate al corpetto, altre invece sono staccate, anche il sistema di presentatore è diverso. Molte gonne richiamano, molisane richiamano quelle di Mucis, sono increspate in vita, oppure c'è una fitta bisettatura alla cintura, altre invece sono presentate da sopra a sotto. Se sentite parlare le donne di questi paesi, tipo ho una ragazza che si veste con me, quando le chiedono ma questa gonna è pesata? Sì, pesa 10 kg. Quando dice ma è pesante perché ci sono molti metri? Sì, 9-10 metri, non è niente. Sono magari 3-4 metri, però nell'immaginario collettivo queste gonne ci vogliono decine di metri per realizzarle. Invece per realizzare delle gonne molisane si parte da questa alla mia sinistra, la prima, retino, occorrono 2,5 metri, oppure si arriva a Roccamondo al mio paese, ma siccome è effettivamente presentata si arriva a 10 metri, ma è un caso singolo. In ogni modo sono rifinite in maniera diversa, ogni paese ha le sue rifiniture, ci sono dei paesi, per esempio come uno della quarta, porta le rifiniture gialle per la signorina, le rifiniture rosse per la sposata, altri invece portano delle rifiniture rosse per la nubile, alla quale si aggiunge la rifinitura in oro per la sposa e poi ritorna rosse e verde per il giorno, per gli 8 giorni del matrimonio e così via. Quindi le gonne, vedete anche le rifiniture. Chi poteva ovviamente nella città contadina agropastorale, ma non solo, utilizzava materiali preziosissimi come l'oro e l'argento, galloni che tra l'altro sono presenti anche in Sardegna, perché tra l'altro, in questo caso invece sono delle balze ricamate in oro, tra l'altro non so dove esso sia più avanti, questi galloni avevano un luogo comune dove di approvvigionamento, poi dopo la gonna si passava ai grembiuli. Vedete, questa è una piccola campionatura, ogni paese aveva un grembiule, magari il taglio era uguale, il grembiule tipico molisano è rettangolare con una doppia balza in avanti, il grembiule è il simbolo di protezione del sesso, toglierselo o farselo togliere in pubblico significava essere additata come donna dai facili costumi, come una prostituta. E questo taglio rettangolare magari è comune anche al paese limitrofo, però che cosa faceva? Adottavano una serie di galloni in modo tale che consentivano di distinguersi dal paese a fianco. Poi ci sono altri grembiuli tipo questi che si usano anche al Mucis, sono increspati in dito oppure sono lavorati a nido d'ave e scendono liberi senza pieghe verso il basso. Ci sono altri grembiuli che vengono interamente ricamati, altri grembiuli invece che sembrano dei tappeti sardi, invece sono dei grembiuli che vengono lavorati al telaio. Ecco, vedete? Ecco, quelli chiamiamo nastri fiorati, sono tipici anche della Sardegna, ma non sono, ma anche della meridione d'Italia, e all'epoca come oggi costavano molto. E nella collezione Strassera c'è proprio una nutrita raccolta proprio di nastri di seta e di galloni. Ecco, questo volevo farvi vedere. Vedete, questi nastri e questi galloni venivano acquistati a Napoli da Serpone, un'azienda che tra l'altro ancora produce a prezzi elevatissimi non più nastri di seta ma galloni, fiocchi in oro e argento. Napoli capitale del centro del regno borbonico. Ecco qua, vi voglio far vedere alcuni esempi. Questo è San Bolomadini, se vedete il grembiule è rifinito con questo nastro di seta e accompagnato dalla passamaneria, e agli angoli vengono realizzati questi motivi particolari tipo un cuore. Poi ci sono altri comuni, sempre i nastri di seta, però al centro vengono fatti dei ricami in onore della donna, vengono messe le farfalle che inneggiano alla leggiadria, alla bellezza della donna, magari a cui tende a fare i baffi, però per il marito era bellissima. Poi viene messa la corona perché la donna dal giorno del matrimonio diventa la regina della casa. Ecco, vedete, ci sono altri esempi, il grembiule viene portato ai lati con del velluto intagliato. E poi si passa infine, ci abbiamo verso la conclusione, al cuore del capo, che nel Molise è detto mappa.
ecco la sezione del museo. Io dico sempre che le mappe del Molise, sapete che cosa rappresentano? Siamo in una sala comunale, il gonfalone. Adesso abbiamo i gonfaloni per riconoscere il paese. Prima le contadine consegnavano le mappe, il copricapo. In un'occasione pubblica, come poteva essere una fiera stagionale, bastava guardare soltanto il copricapo per capire il paese di provenienza. E pensate che si parte in tutti i casi da due rettangoli, uno di sopra e uno di sotto. Quello di sotto è sempre vino, cotone con un merletto. Quello di sopra invece può essere seta, può essere panno, può essere broccato, può essere cotone. Però nel modo in cui viene piegato, secondo la consuetudine locale, assume, vedete, una foggia particolare che equivale al gonfalone per ogni paese. Con la mappa, vedete, la sposa finalmente racconta per convolare a nozze. Vedete, costumi molisani, ogni paese ha una mappa diversa. In questo caso è di panno, bordato con una passamaneria fatta tutta di terline e di lustrini e con del merletto fatto a tondo. Vedete? Broccato, in questo caso è argento, il merletto invece è fatto a intaglio e ha la forma di una passetta. Questo paese si chiama Campochiaro, questa sera ne vedrete uno che è un costume di Campochiaro che è uno dei più belli e costosi della collezione. Ed non è mai uscito del Molise e viene presentato per la prima volta qui. Immaginate i campochianesi, gli abitanti di questo paese erano su Facebook con i telefoni così. Vedete, queste Rocca Mandolfi, questi copricapi spesso vengono anche completati con spilloni arrivano a un mezzo metro di lunghezza e mezzo chilo di peso, e vengono lavorati tutti in filigrana. E anche lo sposo, il giorno del matrimonio, oltre ai gioielli in oro, doveva regalare fiorati di argento, che consistevano in questo spillone che è anche simbolo fallico, sia per forma che per posizione sul capo. E mi fermo qui. Di solito dicono: perché non me lo chiedete, guardate lo spillone e potete capire perché è di forma fallica. E poi si usano anche questi ganci che vengono messi sul petto, e al centro ci sono tantissime cose, ci sono i cuori, ci sono le pietre, ametiste, granate, oppure nel giorno del matrimonio si prediligevano le iniziali. Però sapete che cosa succedeva al mio paese? Le iniziali della sposa se le metteva a destra, le iniziali dello sposo se le metteva a sinistra dalla parte del cuore. Vedete, prima del matrimonio nei nostri paesi c'era molto romanticismo, si portava la serenata e si facevano le visite ufficiali. Poi dal giorno del matrimonio subentrava un'altra tradizione: il marito stanco, la sera ritornava a casa, passava prima dalla cantina, ritornava a casa e ammazzava di botte la moglie. Ma se solo per esprimersi il gusto di fase per mantenersi allenato. Però prima c'era molto romanticismo, prima. Vedete, questa è la mappa con la quale ci si è sposata mia nonna e si è sposata anche mia moglie. Il tessuto di base è una lanetta sottilissima, i ricami sono tutti fatti con fili di seta a filo d'oro, e il galone, sempre in oro, è di ottima fattura napoletana, mentre il merletto è stato lavorato in sé a mia patria del merletto a tondolo. Vedete, poi ci sono delle mappe che sembrano delle tovaglie da tavola da 12, ci mancano soltanto i tovaglioli. Sono ampie, ma sono una sorta di velo nuziale. Se non vi ho tediato, vi voglio dire quest'altra cosa della settimana della vergogna. Quando la sposa in questo paese andava in chiesa, portava questa mappa bianca di base. Quando usciva alla messa 8 giorni dopo, portava questa mappa gialla che stava a significare che era avvenuto il passaggio sessuale dalla verginità alla vita matrimoniale. Un po' di particolari, vedete? Il giallo era il colore degli 8 giorni, il bianco era il colore del matrimonio, il colore degli 8 giorni, dopo la settimana della vergogna si prediligeva il giallo. Questa è un'altra mappa, e del matrimonio ne abbiamo già parlato adesso, ma ne parleremo ampiamente questa sera con Ti racconto il costume del Molise. Intanto vi ringrazio per l'attenzione.